Grazie ovviamente a tutte le istituzioni, la regione, il comune, le fondazioni, le aziende che ci sostengono in questo momento, un momento storico particolare per il festival perché abbiamo 20 anni, è un momento storico anche particolare per la regione Emilia-Romagna che sta investendo molto nel cinema e speriamo che questo insomma possa dare nuova linfa e nuova vita non solo ai festival ma soprattutto agli autori che vengono poi rappresentati, soprattutto gli autori italiani. Quindi il Future Film Festival guarda al futuro del cinema in modi anche non convenzionali. Il Future Film Festival credo che sia da molti anni un'esperienza importante da questo punto di vista, una realtà che ha saputo appunto in questo caso metterci a contatto con realtà produttive importanti di livello internazionale, ma ha saputo anche usare i propri strumenti, le proprie competenze, le proprie capacità per dare visibilità. Davvero grazie per aver fatto ancora una volta di Bologna insomma, la protagonista del cinema. Quest'anno la nostra collaborazione si concretizza anche con un'installazione d'arte contemporanea, quindi di un'artista italiana che è stata invitata e ha accettato l'invito di trasformare, rendere tridimensionale l'immagine che ha realizzato per il manifesto del festival e farlo diventare un'opera site specific, quindi pensata per uno spazio. Benny non ha voluto semplicemente realizzare appunto una immagine che ci serviva tra virgolette per la comunicazione istituzionale, ma quando le si è chiesto come la mettiamo in opera, diciamo, come la facciamo vedere, ha inventato qualcosa di abbastanza diverso rispetto all'immagine del manifesto.